Preparatevi, ragazzi, perché questa coppia di episodi vi offrirà un ricordo speciale della Blind Run. Vedrete, non vi dico altro. Ma fermi, non sul contenuto del gameplay, come magari è già successo prima, stavolta più su di me e l'anima. Il fatto è che non ci sono rovine. Ok, come fa? Una cosa del genere a non sembrare sceneggiata. Come? Uccello del rito di morte. Vero post di Kairit. Ed è un vero boss Souls, si sta la telecamera. Stanno smorte! È la prima volta che vediamo un'arma con status morte, la prima! Volevo provare a fare qualche... Devo dirvelo nell'introduzione, è un po' che volevo dirvi che voglio cambiare. Niente target, eh? Ok, cambia completamente, senza target diventa un mostro normale. Senza target il suo moveset non si attiva. Aspettavo un botto di rune in più. Un botto. Attizzatoio della morte. Un'arma. È la seconda arma che ci danno. Abbiamo l'ascia e lui. Io ho appena registrato una delle cose più comiche ma sorprendenti della serie. Abbiamo scoperto tramite la nostra morbose che esistevano questi uccelli della morte come boss segreti di Elden Ring, a differenza dei cavalieri, che sono molto più comuni e comprensibili, perché non spawnano nel nulla. Ma questo è spawnato o c'era già? Io non posso saperlo, era qui dietro. Hanno considerato questo teschio, queste pustole, la marcia scienza come rovine? Le rovine non sono collegate agli uccelli della morte? Possibile? Può essere? Io... Non sono sicuro. Ah, ecco cosa sentivo la mia voce rimbombare. C'era qualcosa di strano, in effetti. Avevo toccato il volume del microfono interno.
Questa è la mia ultima caramellina. È un momento importante per la serie e vi avevo promesso che avrei fatto questa accelerazione e... Da una parte ero curioso di un dettaglio, che posso dirvi subito, dall'altra ero demoralizzato all'idea di comunque girare all'interno di un ambiente che non poteva avere uccelli della morte, men che mai una novità come questa, un vero e proprio... ma si staccano! Avete visto? Staccano! A questo punto, mentre parliamo, scusate. Tanto ho già fatto tutto il giro qua. Secondo voi rimarranno le piume, le fogline? Proprio no, d'accordo. E allora si torna qua. Men che mai pensavo di trovare una variant con attacchi unici. Il fatto è che la cosa a cui davo speranza era, e anche preoccupazione di perdermi qualcosa, era l'aver... In realtà mi manca solo la palude. L'aver trovato a volte due cavalieri neri della notte in una singola ambientazione quando il sole è tramontato. Poi magari ovviamente saranno, diciamo, protagonisti della loro mappa. Però diciamo che ne abbiamo trovati di abbastanza vicini fra loro, nonostante tutto. E allora ho pensato che avrei potuto sgamare qualcosa, così come, a dirla tutta, prima di fare la vera introduzione, ragazzi, detto fra noi, durante questa accelerazione, che per me vuol dire essere stato già qui un po' a muovermi, ammetto che fossi convinto di trovare qui il drago che lanciava fulmini del trailer. Non me lo riguardo adesso il trailer, non voglio vedere com'era l'ambientazione, non voglio saperlo più. Ovviamente non voglio rivedermi nessuna scena perché sarebbe pericolosissimo. Però... In effetti a rivedere ora Kylid sembra... infantile averlo pensato. Niente, eh? Qui abbiamo trovato il cavaliere... e l'uccello. Ma quindi esiste davvero un uccello per ogni area? Anche a Leyndell? Insomma, nell'altopiano di Altus. Ci tengo troppo a fare un'introduzione, ragazzi. Ho bisogno di... stare con voi. Leggiamo quest'arma. Che colpo mi sono preso? Ah, beh. Speriamo non generi i commenti. Se ne ho letti un paio. Periodo. Spero che vi stia piacendo, davvero. Io voglio parlarne di quanto sta piacendo a me. Guardate quante... Cioè, guardate qua. Int? Assideramento. È uno spadone? Clava. Dotata... Abilità unica, dotata di aculei brandite dai necrorapaci. L'ho detto io. Vabbè, questo è un pericolo terribile della localizzazione italiana. Non puoi chiamare la stessa cosa in modi diversi. Qui è delicata la cosa. Cioè, la situazione è veramente... cioè, è rischiosa. Gli uccelli fungono da guardiani delle pire funerarie. Si mormora che le ceneri dei defunti vengono prelevate dalle fiamme spettrali quando sono ancora roventi. È uno spadone. Veloce! È veloce, come una claymore. Oh mio Dio. Dimmelo ancora. Ah, stessa mossa, eh?
Ma ha tre attacchi unici, guardate. L2 o left trigger, esplosione dinanzi a te. L2 più R1, la butta in avanti. L2 più R2, esplosione sul posto, in AOE. Più 0. Fuoco a terra. Bellissimo. È una continua sorpresa l'equipaggiamento unico. Ricordiamoci la regalia di Eokaide. Quella per me è un dono del cielo, secondo me. Comunque. Torniamo. Andiamo. Sono pronto a fare l'introduzione. Ma io stavo venendo qua per fare l'introduzione. Ma ragazzi, ma è un continuo! È una reduria? Se dire bene, sì. Mi sa che non potevo farmi uccidere da lui. Mi sa che ti fa sul serio. Sei stupendo. Sarebbe incredibile poterlo generare noi stessi. Beh, stavo correndo qua per fare l'intro. va così oggi. Welcome back, ragazzi. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E ci tenevo a fare un'introduzione prima di avanzare in episodi notturni, stavolta. Dopo alcuni dei miei preferiti della serie. Essere in un ambiente completamente nuovo mi sta facendo sentire talmente coinvolto da generarmi costanti brividi di gioia, di pura gioia. E spero che il mio cambio di equipaggiamento, i miei esperimenti, le build che evolvono vi stiano intrigando, perché io non voglio fermarmi. Ammetto che ho voglia di provare weapon art, ho voglia di sperimentare cose nuove. Per esempio, la spada fluida da Nox, diciamo che l'abbiamo compensata con l'uso delle fruste. Abbiamo provato dual coltelli, una spada potente. Il randello equivale anche a un'arma colossale. Le armi colossali per ora non sembrano essere interessanti per la varietà che possono offrirci, perché le abbiamo già esplorate in approfondimento, con grande approfondimento. Abbiamo avuto quasi 20 episodi praticamente di randello, di più. E magari tornerà, ma per ora ammetto che vorrei stuzzicarvi con una prospettiva. Credo che sia arrivato il momento di provare qualcosa di ancora nuovo. Primo, stravolgere i nostri incantesimi, usarli di più, cercare di sperimentare con ciò che ci offrirà quando andremo a controllare il prossimo patto e... chiamiamolo... diciamo... sto cercando un verbo? Però comunione penso che sia il termine migliore, draconica. Cioè... la comunione draconica forse è la cosa più semplice per poter descrivere quello che accade, ma il nostro divorare, il divoramento del prossimo cuore con l'abilità del drago di magma che abbiamo trovato a Gelmir. Io voglio darmi anche varietà di incantamento. Basta! Basta l'esplosione frenetica. Piuttosto proviamo a buttarci in mischia a fare
l'onda d'urto. O basta tre dita. Abbiamo delle caratteristiche che sono stupefacenti, bellissime. 28 fede, 24 intelligenza, è quello che desideravamo e possono solo che migliorare. Ci serve più mente, però. Siamo a livello 114 e mi permetto di dirvi quello che vorrei fosse il futuro per Mira. Che ne pensate? Per quanto ovviamente in non diretta non potete interagire, ma che ne pensate genuinamente se dopo aver provato dual, singole, pesanti, leggere, andassimo veramente, ma veramente, per quanto è, cioè, sono, queste sono praticamente altre run. C'è così tanta roba, c'è così tanta bellezza, c'è così tanta unicità, incantesimi, sperimentazioni, Ash of War, ceneri di spirito, è così pregno. Il New Game Plus di Elden Ring potrebbe essere tra i migliori della storia degli action RPG. E non parlo in questo caso del videogioco in sé, parlo dell'effetto del New Game Plus. Provate a immaginare Sepolcride con tutte queste abilità, con nemici abbastanza forti da reggerle. Boom! Un altro universo, è incredibile le potenzialità, la potenzialità di quello che, la potenza di quello che abbiamo dinanzi. Ma, sentite, genuinamente, ma scusate, abbiamo questo kink, io ho questo kink da 60 episodi. E se veramente, Quality Faith. Certo, non ha lo slot per le abilità. Ma lei non ha il doppio colpo. È così bello. Ci devo riflettere. Il pensiero di non poter installare questo ben di Dio, non lo posso accettare in una blind run. Abbiamo già provato così tante armi speciali che la lancia arborea forse diventerà un simbolo di desiderio, ma non di compimento. Il nostro prossimo set deve poter avere quello che vogliamo. Deve permetterci di essere originali. Il fatto è che molte abilità non possono essere equipaggiate sui pugni. Perché se vogliamo essere originali, sicuramente equipaggiamenti come i Cestus Provate a immaginare lo stordimento di un boss così. Mette i brividi, vero? Già. Altrimenti si potrebbe cominciare a pensare a diventare meretrici. Meretrice? Meretrice non è prostituta, scusate. Michele, vocabolario. Meretrice. Prostituta, sì. Non era meretrice la parola che cercavo. Mietitrice. Non l'ho cercato quello su Google. Mietitrice. Scusa, Mira, perdonami. Con tutto il rispetto per la professione. Io penso che per quanto belle siano le dual falci e tutto, sapete che l'idea di una lancia mi piace più di qualunque altra, proprio perché non l'ho mai, mai, mai usata prima.
Perché vedete, l'idea che volevo proporvi era uno scudo a torre. Non so ancora quale, vorrei averne uno più pesante di questi. Vorrei esagerare. Poi, certo, se la richiesta di forza è troppa, no. Però vorrei uno scudo gigantesco, come quello dei... Cavolo! Lo metterò a schermo, mi sento in colpa. Se sono bravo in una cosa è ricordarmi questi dettagli. Vabbè. Gavlon Will, Gavlon Deal. Mi riferisco allo stupendo scudo di pietra che ricordo principalmente per essere il counter al drago antico. Però il fatto... E poi questa, la cura dello scorpione. Ci sono così tante cose che voglio provare. Provate a immaginare. Allora, noi lo faremo, eh. Potenzierò la cura dello scorpione e andremo di Aculeo più Misericordia. Marcescenza veleno. Come i doppi coltelli di Mirta. È un must. È un must per me. Un must. E lo faremo, lo faremo. Però l'idea di una lancia libera con uno scudo a torre... Mio Dio. Dio quanto mi ispira. Salvo che si sgami qualcosa di veramente innamorante. Però volevo dirvi questo. Sono disperato all'idea. Devo provarci a fare questa cosa. Sono disperato all'idea di offrirci e offrirvi novità. Il perri magico, gli archi, cioè, questo, nella sua varietà, è uno dei migliori videogiochi mai creati. Avrà sicuramente, ha problemi. Alcuni dei quali notevole. Ma Dio santo, è la loro prima volta. E la varietà che offre, se vuoi cercarla, è... mind blowing. Ora però posso andare a prendere le katane al posto di parlare ai ragazzi e confondermi le idee, grazie. Perdonatemi. A volte devo fare questi sfoghi per farvi percepire quanto ami il combat. Dicevamo. Voglio scendere. Ma voglio anche... Non attacca! Forse non bisogna esagerare? O devo colpirlo? No, non posso colpirlo! Non posso scacciare... Basta, l'ho colpito! Credo che tu non possa provocarle troppo. Però non credo che fosse ostile subito, sapete? Non direi che fosse ostile subito. Allora, la blind run continua. So che non è stata una bella introduzione, ma... è difficile trasmettervi... È vero che faremo tante run. Ma questa è la prima, no? E voglio cambiare. Che cos'è? Sono una versione più piccola di quelli colossali che si vedevano nel gameplay trailer. Che erano stati evitati dal... Piangono. Questi... tentacoli. Piange. Morte?
morte che rimane sul terreno. Spero che rimanga. Dovremmo poter potenziare anche un arco per poter usare weapon art a distanza. Quanti materiali ci servono, accidenti? Capite perché ho scelto spesso armi speciali? Perché non mancano gli strumenti per poter cambiare build quanto vorrei. Non si vede un volto sotto questi tentacoli. Non scomparire. Maledizione. E Yura? Yura è stato ucciso da Eleonora. Eleonora è un invasore viola. Quando noi invadiamo sotto il nome di Villa Vulcano e Talith o Tanith, io mi chiedo, saremmo viola? L'invasore che era accanto ad Acqua Fosca non era viola. Però voleva attaccare noi senza luce. Tocca lo spettro. Pensavo che fosse una trappola. Oh. Un sigillo. Oh, è per entrare... nella torre. La prova qui è distruttiva. Chiaro. Che bella atmosfera che c'è. Ma... strano. L'avevo vista, infatti. Trocca tre stemmi spettrali. Scusate. Vi posso porre una sincera perplessità. L'idea è meravigliosa. Ma Dio buono. Cioè... ma scusate. Sono cose molto più vicine all'interno di un bosco in cui si è preclusi di qualunque tartaruga dopo quella della prima prova a Sepolcri de Sud. Ma, santo cielo, e mi dai la mappa con la chiesa di Marika, la seconda messa lì? A qui mi dai la mappa? Ma non darmela! Cioè, non serve! È santo questo stregone! Altopiano. Quindi questi sono seguaci corrotti di Maliket? Godwin era il principe della morte, Maliket era il re. Quanto male li facciamo? Poco. Ah, che schifo, avete visto la fauce? Cioè... oh merda, sono morto! Via! Sì, hanno un tubo. Hanno come un tubo.
Non possiamo curarci dalla morte, eh? Interessante. Oh, loro sono coperti da... Hanno muschio sopra. È cresciuto del muschio sopra quel panneggio. Interessante ascesa di armi. Molto caserecce. Una cosa che mi piace tantissimo è la paura che provo ad affrontare queste creature. Come se passasse la voglia di combatterle per quanto sono intimorenti. Vorrei che mi droppassero qualcosa. Vorrei molte cose da parte loro. Per esempio, perché si trovano qui nell'altopiano di Altus e non altrove? Il loro territorio sembra avvicinarsi a questa torre del miraggio. C'è persino una grazia qui. Ci credete che abbiamo incontrato Patches? Che siamo entrati a Villa Vulcano? Se c'è un posto dove non credo che Marika ci venga a parlare è questo. Questo ambiente è molto ampio. Il prossimo stemma è molto vicino, oltretutto. Siamo sotto il ponte delle leggi dita. Della leggi dita. Ma onestamente, questo bosco è sorprendentemente sospetto nei confronti di piccoli tesori e forse dungeon. Quindi mi diverto sicuramente a dar lui un'occhiata nella superficie, ma poi dobbiamo entrare lì sotto tosti tosti. L'altopiano di Altus mi piace moltissimo con questi colori dorati, specialmente perché il monte Gelmir, non dico che abbia origine meteoritica, ok? Però abbiamo visto che sulla cima di una delle sue punte un meteorite o una creatura dallo spazio si è schiantata, creando un cratere. E non l'abbiamo affrontata solo per paura che innescasse qualcosa di più grande. Qui possiamo permetterci Torrent, vero? D'altronde c'è anche la luce del sole ad aiutarci. Beh, coraggioso. A cavallo dovete essere molto semplici da combattere voi. Hai lasciato qualcosa? Un bolo? Escrementi. In realtà ci dice...
c'è qualcosa. Non di completamente difficile da intuire, ma queste creature sono chiaramente prive di controllo, sono nude, si coprono a malapena. Forse un tempo avevano un retaggio. D'altronde la loro arma è decorata. Il simbolo dovrebbe essere vicino. Se non ho vere difficoltà, vorrei non aprire la mappa, la trovo superflua. Ma potrebbe non esserlo, magari uno è invisibile. Lo stesso simbolo diventa invisibile. Potrebbe essere un inganno. A quel punto la mappa avrebbe senso. Sembrano essere agevolati proprio dal combattimento a cavallo, eh? E dal mal di mare che provocano. Sapete cos'è una cosa che mi incuriosisce? Che questi giganteschi esseri non hanno spine. Non hanno spine. Ah, ok, c'è una forma di influenza anche a cavallo, ma non a terra, vero? Falla nascente. Uno dei pochi punti in cui potrebbe avere un significato più di peso. Qui si scende. Abbiamo anche ovviamente il nostro spirito in grado di utilizzare un'ascesa vicina. Ma no. Forse in questa semplice ma originale, per fortuna, prova, dovremo aprirla la mappa. Potrebbe essere invisibile il nostro caro amico. Potrebbe essere invisibile. Seconda spaccatura del ponte. Su quante? 3 o 4? Su 4? Quindi in realtà è la prima, perché l'altra è coperta dall'icona della grazia. Quindi, è qui. Sei tu un'incarnazione? Sei tu? No. Tu però sei fuoriuscito da lì. Questo significa che noi non possiamo vedere la strada, ma ci sono due piccole rocce. Due piccole rocce che sono queste. Non siamo lontani. Non lo siamo. Siamo anzi vicini. Di più. Qui sopra?
Ho voluto mettere di notte. Per vedere meglio gli spiriti. Questa prova... E il posto è questo, la mappa è chiara. La mappa è chiara. C'è uno spirito qui verso... Su. Tutto è respawnato. E visto le stranezze di questa serata... Vedete, vedete. Vi assicuro che avrete un doppio episodio. Ma... Devo seguirlo. Si muove, ma è una ronda? La notte aiuta. Brilla. Mi sembra strano doverlo seguire. Il primo si è dissolto uccidendo uno di loro. Il secondo ci è bastato toccarlo, vero? Il terzo ha un meccanismo ancora unico. Tutte le torri hanno sempre dimostrato di avere... È una ronda. Ma deve essere qui vicino. Sento dei grilli, sento... Fruscio. È davvero invisibile. Siamo vicini, è in mezzo a questi alberi. È in mezzo a questi alberi. Devo fare il volgare? Cos'è? Una cosa come le tartarughe? Io, ragazzi, sono... Sapete come sono? In blind non vado a cercare conferme e i commenti degli episodi sono talmente lontani che non so quando leggerò qualcuno che mi possa dare un feedback su questo. Probabilmente già l'avrò scoperto perché sarò... New Game Plus. Spero, forse, spero di no. Magari dura così tanto. Yeah, non lo so. Però... Io non so se come... Cioè, vi ricordate che le tartarughe non le avevo trovate fino a che non era notte? È qua. È apparsa? Sì! Cioè, magari è la stessa cosa. Come fai a vederlo di giorno? Dai! Però ecco a che serviva la mappa. Oh. Ecco, allora. E si torna sempre al solito punto. Ma scusate. Come gli appunti dei... Dei nomadi che sono troppo pochi. Però bellissimi che li abbiamo trovato. Ma scusate. Ma un indizio come questo che rende l'enigma così splendido. Non si poteva fare anche per gli altri. Cioè mi fai che la sapienza apra il cammino. Bellissimo. E poi cerca tre grosse bestie. Ok, non servono indizi per quello. Ma devi farmi capire, o poi mi sbaglio, ragazzi, se mi sbaglio fa parte dell'esperienza e della mia analisi del giocatore in blind. Ha un valore, ne sono sicuro. Spiegami se è vero che devi sconfiggerle in ordine. Perché uno impazzisce e non è elegante. Fattore del ritorno, eh? Chissà perché... Oh. Ok. Qualcosa che useremo.
stregoneria notturna di Sellia. Rende quasi invisibile l'esecutore. L'effetto si estende anche al cavallo, quando sei in sella. Gli assassini di Sellia ricorrevano ogni mezzo per compiere il loro sporco lavoro. Questo è per il PvP. Però non ci nasconde i rumori. Ok. Ok. Beh, ricordiamoci che dobbiamo ancora esplorare qui. Che stavamo rischiando di morire. Ma è gigantesco. Ehi. Qui non si tratta solo di doppio episodio, eh. Si tratta anche del... darvi... una durata corretta. Il punto è... che questo ambiente di notte è bellissimo, ma sono preoccupato di come lo gestisca YouTube, devo essere onesto. Perché questi arbusti stanno facendo un effetto meraviglioso. Siamo anche discretamente lontani dall'alba, quindi per ora metterò alba, così che io possa vedere meglio le rovine. Non sono mai stato qui, quindi fino al mattino. Tanto in mente, cioè c'è così tanto da fare. Facciamo le cose per bene. E onestamente, per ora meno buckler, più luce. Status morte. Certo che tutta quest'area, vabbè, vedremo in caso, nel nostro giro notturno. Io spero di non essermi perso niente a Kaelid. Sono stato leggermente meno maniacale rispetto a Sepolcri dell'Iurnia, perché è molto aperto. Kaelid è molto aperto. Se non avessi trovato in quel modo l'uccello, mi sarei trovato a essere molto più preoccupato, perché sapendo che spawnano da vicino mi sarei veramente trovato in una situazione ansiogena. Però potrebbe anche essere che appunto quello non fosse così. Smart. Sono ancora lì loro, eh? Ah, questo è quello che piangeva al ponte. Erano umani un tempo, comunque. Direi. No. Lumaca era stato smorto? Comunque, se avessi potenziamenti infiniti, magari entro un certo limite in base a quanto progresso hai, ragazzi, proverei un'arma diversa ogni due episodi. Siamo sicuri che qua non ci sia niente? Kenneth ci ha abbandonato. Il vasetto, finché non troviamo un bracconiere, secondo me, ciccia. O comunque Alexander, cioè, io appena torno da Alexander, qualunque cosa abbia da dire, diciamo che sarà... I casi sono tre. O lo troviamo di nuovo sconfitto e ancora più abbattuto e rotto, il che è tragico, o pomposissimo, gonfio e tronfio di aver trovato quei guerrieri, di potersi riscattare per andare a Villa Vulcano e dimostrare di essere un campione, magari poi scoprendo che non è quello che desiderava. Tre, si è dimenticato di noi. E il suo percorso è molto più
caotico e tragico di quanto non sembri nei confronti del rapporto che ha con il protagonista. Perché magari divorarne le viscere lo ha cambiato al punto, o meglio, assorbirne le viscere lo ha cambiato al punto da non renderlo più... Oh, beh, non è ancora il momento in realtà. Non è ancora il momento. Questi mulini mi ispirano molto. Tutta questa foschia un po' meno. Molto vuoto per ora comunque. Mi ricorda quasi Liurnia. Abbiamo avuto una densità pazzesca prima. Adesso l'abbiamo un po' persa. Ah, sono stato subito corretto. Ma perché in realtà è pieno di roba. Solo che io sono passato nel bosco del vuoto. Viene dei silvani. Interessante. Ah, si uccidono fra loro? Serve il sapone per liberarsi da questo impedimento. Ok. Viene dei silvani. Certo che per essere giorno, eh? Che tempaccio. Davvero non c'è niente? Rovine dei Silvani non appare neanche sulla mappa? Ah no, sono tu! Ah, è tutto Rovine dei Silvani! Allora può non esserci niente. 59, forse 22. Grande... Ah, è lui! È lui! È lui! È lo scudo! Fantastico! Grande scudo raffigurante una scena divina, con la lacrima. La discesa della lacrima benedetta dall'albero madre. Un malinconico retaggio di un'era di abbondanza. È di per sé un'invocazione sacra che ripristina gradualmente i PV. 11,5, mi sa anche molto poco. E non ha il 100% di difesa fisica. Che bello. Adoro gli scudi con effetti. Però già qui non abbiamo più la possibilità di... Vermi, eh? Sembrerebbero verme. Carne bianca, essiccata, rinfrancante. Questo è decisamente un episodio importante perché è il momento in cui si arriva a un'area molto ampia che potrebbe ricordare Liurnia. Siamo dinanzi a un albero madre minore completamente immerso nella nebbia, circondati da rovine che potrebbero cadere vittima di lentezza, specialmente se voglio guardarle bene e non perdere i segreti che potrebbero nascondere. A maggior ragione quando voglio cambiare setup. E l'invisibilità senza silenzio non saprei quanto può essere interessante. Non male, eh? Un'arma più 8. Ovviamente. Lei ci potrebbe portare da qualche parte. Io metto un simbolino, ma... Il nostro obiettivo adesso è...
trovare un'entrata. C'è un'entrata. Non prendiamoci in giro. Ma è in una di queste rovine. Le rovine dei Silvani sono molto grandi. E insomma. Cotone morbido. Scusaci. Sono così tanto ampie. Avete visto? È un continuo. Era... Ah beh, capirai, chissà dove ci vuole portare. Ecco qua, qua c'è qualcosa. Si entra, ragazzi, pronti? Morto, 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 morto! Ho bevuto l'ampolla sbagliata, per quello sono andato nel panico. Mamma mia. Questa è stata rischi, eh? Molto rischi. Guarda quei fori che hanno. Beh, d'altronde piangono. Dammi un'arma con status morte. Esistono armi con status morte? Sono forti, però in teoria i boss ne sarebbero immuni. I Silvani? Ira dorata. È una weapon art? No. 32. Genera un'onda d'urto che respinge i nemici. Sommo incantesimo del culto dell'albero madre. Genera un'onda d'urto dorata che respinge i nemici vicini. La carica incrementa l'estensione dell'area d'effetto. Fu scoperto quando l'anello ancestrale venne distrutto e ovunque suscitò terrore in quanto simbolo dell'ira dell'albero madre. È quello che ci sostituirà Gravitas, forse. Perché potrebbe suggerirci... Potrebbe suggerirci... questa descrizione che possa fare danno. Temo di no. Però ho intenzione di abbandonare, no? La nostra spada meteoritica, quindi... Licimongi ha fatto il suo corso, piano piano. Voglio... puntare a essere sempre diverso. Ma ora qui troveremo qualcosa che ci darà una mano, vero? Guarda un po' chi c'è, la nostra entrata. Evviva, non l'avrei mai detto. Che sorpresa. Ah no, in realtà forse questo è... Attenzione, questo è originale. Un pochino. Galleria di Altus. Yes, doppio episodio oggi. Per voi. Oh,
Finalmente. Pensiamo, questi attacchi concatenati. D'altronde non è con le dual che dobbiamo puntare allo staggering, no? Per quello abbiamo già l'ampolla. Qui non potremo fare test sulla combo, ma in teoria dovrei fare dei test seri per capire se l'aumento del danno. Però servirebbe un dummy vero e proprio o un troll. Cioè, se vale anche per gli attacchi in dual. Che figata. Con calma, ragazzi. Siamo in controllo. Dicevamo. Tutti questi lavoratori. Ok, questo. Queste sono radici dell'albero madre minore, in effetti. Che figata. Bello, questo è originale. Lavoravi anche tu? Voglio craftare cose, voglio sfruttare. D'altronde, quello che abbiamo trovato. La roba, vabbè, robustezza. Non è la vitalità, però. A meno che non abbiamo trovato quella della vitalità e sono un cretino. Concentrazione. No. Guarda queste radici. Ma guarda un po' chi c'è. Ti prego. Altri cristalliani. Oh, come on. Ne abbiamo avuti abbastanza di cristalliani. Su. Per favore. Boh. I'm not pleased. Vediamo se i dardi di cristallo fanno male ai cristalliani. Sperimentiamo, che vi devo dire. Basta, cristalliani, basta. Anche ad Altus. Arma contundente. L'abbiamo. L'abbiamo l'arma contundente. Eccola qua l'arma contundente. Vabbè. Non credo che siamo in pericolo, però. Scusate la pernacchia. Beh, potevano essere i cristalliani più belva meteoritica, quindi. Abbiamo fatto di peggio, onestamente. Giusto.
Lo sta distruggendo comunque. Mi dispiace, cristalliani, ma non so come dirvelo. Non credo che avete molte chance con me. Guarda, io so che ti piacerebbe molto essere efficace, ma qualcosa mi dice che avete scelto il guerriero sbagliato. Anche negli episodi notturni. Vabbè, io mi riprendo le mie katane, eh. Erano sopra. Grazie. Siete bellissimi come design, per carità. Funereo. Globo cinese del minatore Funereo 2. Acipigna. Acipicchia, ragazzi. Bomba però, eh? Questo significa tanta roba. Questo significa più 4 o di più. Possiamo cominciare a fare anche esperimenti con molte armi. Spendiamo rune, no? Raggiungiamo qualche livello che ci interessa e poi boom, a creare. Figata. Solo che sarebbe stato meglio fosse un cinerio, lo so. La penso come voi. Ok, adesso tocca essere... Posso... Possiamo fare un gioco? Ma scusate, è un GDR. Vogliamo divertirci? E se diventiamo invisibili? Se camminiamo invisibili? Non ce lo siamo guadagnato? Secondo me sì. Secondo me. 82.000 rune per un livello. 82.000 rune per un livello. Gesù santo. 82.000 rune per un livello. E siamo ancora così dannatamente... lontani da alcuni obiettivi. 40 vitalità. E questa sta a casa per un po'. Sta a casa per un po'. Mente deve portarci a più. A più. Perché se noi abbiamo ovviamente 45-20, ma no. Purtroppo no. Allora, ci sediamo. Cambiamo un po' le carte in tavola. Che ne dite? Facciamo un gioco. Non abbiamo le caratteristiche per sbizzarrirci troppo, ma... Le aspidi non credo che le incontreremo più. La cura ce la teniamo. Il ghiaccio anche. Poi. Pozzo gravitazionale per gli avversari a distanza che volano. Cura maggiore. Poi. Carino, ma no. 41 fede, è troppo. Mi piacerebbe prendermi lancia folgorante come ai vecchi tempi, eh? Perché noi potremmo prenderci... Questo costa 28 fede, 17 arcano. È tipo il top del top. Riduce la potenza d'attacco e la difesa dei nemici vicini. Cioè, è figo. Però il distruggi aree di gioco lo abbiamo già. Grido straziante, perché siamo ormai immischiati in cose brutte. Magari non di roleplay, ma forse un po'. Bolla, possiamo farlo? Ah, perché stiamo con la runa. Mi piace un botto sta cosa a me. Mi piace tantissimo. Urlo, sacro, perfetto. La difesa, fiamma purificami. Questo sarebbe più per la notte ardente. Questo è per quel motivo per il quale vorrei armi normali. Armi normali. Rigenerazione? Sì. E un incantesimo ostile. Lancio del fuoco.
O forse no, fulmine perforante. Cioè... È un po' difficile. Abbiamo già cose che possono fare. Abbiamo troppe cose forti a distanza adesso. Lanciare fulmine, mi ispira. Dobbiamo essere originali. Originali. E invisibilità, Mike. Sei venuto qua per l'invisibilità. Anche per cambiare le cose, ma prima di tutto per l'invisibilità. Quindi, per ora, diciamo che. Diciamo che. Vediamo. Pochi materiali comunque per ora. Al di là di tutto, tipo, eh. C'è problema. Così cancelliamo il rumore. E così diventiamo invisibili. It works. Merda, ragazzi. Merda. Merda. La grande runa. La grande runa. Appena raccolta. Appena raccolta, Dio santo. Non ci salva dalla grande runa questo, vero? Delle rune, magari anche quella grande. Magari anche quella grande. Col cazzo la risposta, lo so. Lo so, ragazzi, lo so. Siamo fottuti. Completamente fottuti. Ah, vedo che è rimasto arrabbiato. Vabbè, devo tirar fuori le palline, vero? Ah, non servono le palline. Ok. Non servono palline. Per me. Not needed. Oppure, per utilizzare termini meno... banali, non ci serve. Spavalderia. Ok. Una è fatta. Mannaggia.
Bello il cambio di design, ma il nostro cicciottoso vale di più. C'è un segreto. C'è un segreto in questa grotta. Come si raggiunge? Credo che la risposta più semplice sia inizialmente facendo alla progenie del vuoto del male, del gran male. Potremmo provare frecce speciali, la lancia di Radahn per esempio, o dardi esplosivi, secondo me è più interessante, ma non l'abbiamo potenziato. Potrebbe essere più noioso del previsto, eh? Non male, queste sono cose da... da uccisione delle viverne nei Souls. Il calcolo del movimento della nuca per fare gli headshot nei moveset. È distratto, non me l'aspettavo. E dire che pensavo di accelerare, questo invece ce lo godiamo insieme, dai, ci sta. Ok, allora, è stato necessario? Là c'è un oggetto, quindi è raggiungibile, di certo non dall'alto. Di certo non dall'alto, quindi. Aia. Questo è mortale, e fin qua ci siamo. Ora possiamo camminare... senza troppa paura. L'invisibilità ci ha offerto possibilità interessanti, perché da accovacciati possiamo essere silenziosi ma non invisibili. Saliamo. C'è una c'è un'entrata là. C'è un'entrata là. C'è un'entrata là. Facciamo un po' di caos per il pointer. Andiamo a cercarla. Già. Ragazzi. Cavolo. Cavolo. Mi fa male. Ma... con la più incredibile della buona volontà ho veramente provato di tutto. E non credo ci siano pareti illusorie o incantamenti qua, ma ho comunque insistito fino alla follia. Ho inseguito le radici, ma niente. Tu per caso sei la belva che tutto ascolta, Gideon? Perché ho potenziato la tenna, eh? Io mi ricordo di te.
fino al più 4 liberi e infiniti. Mica male. Mica male davvero. 1 e 2. Già arrivare al 4 normale avrebbe un valore non da poco, ragazzi. Noi adesso non potremmo raggiungere... Capite quanto è difficile cambiare equip? Capite quanto è impegnativo in blind? Cioè, è un sacrificio enorme, perché... Che fai? Ti fermi al più 4? Cioè, non mi sembra il caso. Però potremmo fare grandi numeri. Secondo te, al Monte Gelmir si trova l'ira del cielo a riguardo. Ma la capitale soprattutto. Dovremmo essere vicini al trovare delle lastre, ma vedremo. Per il resto, io farò un altro episodio di notturno. Sarà doppio anche per voi. Ci è toccato lasciare un dungeon non completo. Abbiamo messo il segnalino. Alla prossima.